Eccoci qua ragazzi, bentornati al canale di Danix, torniamo con Resident Evil 3 Remake, riprendiamo da questo punto. Allora, siamo nella zona sala di controllo, dobbiamo sempre ripristinare la corrente, l'obiettivo principale. E anche qua c'è un lucchietto, allora noi siamo venuti da qui, sì, siamo venuti da qui, quindi dobbiamo andare dall'altro lato. Quindi dovrebbe essere qua. Sì, perché scende qua. Aspetta, ma qua è rosso ancora, quindi che cavolo abbiamo lasciato qua? Aspetta un attimo. No, perché quando è rosso vuol dire che abbiamo. Eh no, c'è sicuro qualcosa allora. Ah, vabbè, sì, c'era un coso. Sto qua dovrebbe essere, sì. Un lucchetto. Vabbè, dai, dopo. Se troviamo il grimaldelli, perché l'unico modo per aprirli penso che sia con i grimaldelli, quei lucchetti, non c'è altro modo. C'è una puzza di... non voglio neanche pensarci. Allora, aspetta un po', che qua. Ehi, guarda quante piantine, questo è strano, eh. Usate le piante verdi. Non vedevo Chad tornare, così sono andato a dare un'occhiata di persona. Porca puttana, qualcosa mi ha ficcato delle specie di larve giù per la gola. Ho provato a vomitarle, ma quelle schifose non volevano saperne di uscire. Erano come bloccate nel mio stomaco. Poi ho visto alcune di quelle piante verdi. Mi è tornata in mente mia nonna, che da piccolo mi raccontava che le piante verdi dei monti Erkley venivano usate per tenere lontani i parassiti. Ne ho mangiato una e l'effetto è stato immediato. Quelle stronze sono venute fuori in men che non si dica, non sono mai stato così felice di vomitare. Ora torno a vedere che diavolo sta facendo Chad nell'area ad alta tensione. Spero che chiunque decida di andare lì legga questa mia nota. Non dimenticate di portare con voi una pianta verde. Qua ce ne sono due, quindi però nell'inventario. Vabbè, le prendo perché se sa mai poi. C'è un'altra nota circolare interna. È stata smarrita la chiave per l'accesso all'area ad alta tensione. Le chiavi di riserva verranno consegnate la settimana prossima. Nel frattempo, si prega di utilizzare il grimaldello, eccolo qua, fornito come soluzione temporanea. Alla fine di non smarrire l'unico grimaldello disponibile, si raccomanda di riporlo nella sua custodia dopo ogni utilizzo. Chiediamo a tutti i dipendenti di controllare di non aver accidentalmente portato con sé le chiavi dopo il turno di lavoro. Nel caso in cui qualcuno dovesse trovarla, si prega di consegnarla in direzione a Kate. Allora, il grimaldello dov'è che l'hai? Vorrei avere il mio grimaldello. Magari ce l'ha quello che è lì. Vediamo un po'. Se c'è una scatolina. Custodia. Sembra una custodia realizzata per contenere un qualche tipo di strumento. C'è qualcosa al suo interno. Esaminiamo subito. E abbiamo il grimaldello, uno strumento utilizzato per aprire le serrature più semplici quando non c'è nessuna chiave a disposizione. Allora, io qua, in realtà, prima di andare avanti, mi sa che mi torno indietro e mi faccio tutte quelle serrature che c'erano da fare con il grimaldello. Poi torniamo qua e si fa quello che si deve fare. Direi di sì, perché qua non mi fido molto di sta zona. Non vorrei, come ho detto, morire o skippare cosa. Quindi andiamo ad aprire le altre cose. Non salvo, tanto non credo che abbiamo problemi, spero. Allora, una era già qui, però c'è questo qua che mi rompe le palle, direi, quindi tocca un attimo. Dov'è? Ce n'era uno qua che stava camminando, è sparito. No, allora c'era uno qua. Chiaramente c'era uno qua. Dov'è? Non c'è più. Vabbè, c'era uno qua però,
Usava. Ma quindi questo grimaldello lo possiamo usare sempre, sì, penso di sì. Proiettili. E qua abbiamo preso tutto. Adesso andiamo indietro perché ce n'era un botto di questi qua da aprire, quindi direi che possiamo fare un po' di pulizia, ragazzi. Come ho detto, piano piano, piano piano. Con calma famo tutto. Con calma famo tutto. Ce lo giochiamo con calma. Ho detto va fatto con calma, quindi. Poi magari non lo so se qua. Sì, per forza dobbiamo tornare perché dobbiamo prendere la metropolitana, penso. Quindi in teoria dovevamo comunque ripassare qua. Però magari me li apra adesso sti lucchetti, dai, tanto per. Allora qua non c'era niente, ok. Qui ce n'era un altro. Erano un bel po', erano, eh. Vediamo cosa abbiamo qua. Spray. Allora, aspetta che qua mo che ci siamo con la cassa. Allora. Deposita, deposita, deposita e basta. Poi ricordiamoci che quando torniamo in quella zona dobbiamo prenderci qualche piantina verde perché abbiamo letto che lì c'è qualcosa, un parassita, qualcosa che ci entra in gola, quindi non è che possiamo. Allora, le altre cose sono qua. Andiamo a vedere. Magari passo qua. Anzi, no, 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 non è vero. C'era una porta qui da aprire. Bugia, bugia. C'era una porta qui da aprire. Andiamo subito. Apriamo anche qua. Qui c'è un altro cofanetto, sarà un'altra gemma. Andiamo a esaminarlo anche, cos'è fatto. Quindi erano tre, mi ricordavo due, boh, forse, non lo so. Vabbè, questa è la gemma verde. La bambola di Mr. Charlie. La bambola d'origine di Mr. Charlie venne realizzata a immagine e somiglianza di Charlie McBearn, il fondatore della catena Toy Anchor. Siamo oggi orgogliosi di presentare, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione della catena, la versione in porcellana della bambola di Mr. Charlie. Realizzata a mano e con estrema cura dal nostro staff, questa edizione limitata è l'idea regalo perfetta per ogni occasione. Ci auguriamo che il piccolo Mr. Charlie possa trovare un posto nel cuore di ognuno di voi. Attenzione, questo prodotto è estremamente fragile, si prega di maneggiare con cura ed evitare gli urti. Giustamente che te lo lanci. Ah, qui c'è un'altra bambolina. Aspetta, usiamo il coltello. Che non sprecare colpi, va. Ok, non c'è altra cosa. Va bene, va bene. Dai, andiamo, va. Ok, questa è fatta. Lì avevamo. Vabbè, qui dobbiamo tornare comunque in realtà. Perché dobbiamo mettere le gemme, quindi quello lo apriamo magari dopo. Andiamo avanti. Allora qua devo andare qui per aprire questi, quindi schippiamolo qua, questo. Vabbè, stanno andando lì sti cavoli. Qui ce n'era un altro. Vediamo cosa abbiamo anche qua. Granata. Vabbè. Facciamo subito deposito, deposito. Eppure qua ci siamo. Lì, come ho detto, va bene. Questo, vabbè, il pannello di controllo dobbiamo tornare là. Uffici della metropolitana dovremmo andare, ma anche lì dobbiamo comunque andarci perché dobbiamo attivare la corrente, quindi non è che va bene, quindi abbiamo fatto tutto, credo. Mi sa di sì.
Vabbè, mi faccio un giro qua, vediamo un attimo. Allora, questi. Sì, c'era qualcosa anche qua che dovevamo aprire. Eccolo qua. Erano un bel po', erano parecchi. Altro spray. Mille spray ci sta dando. E qui avevamo lasciato cosa? Cosa avevamo lasciato qua? Ah, una valigetta, vai. Sì, c'era anche un'altra valigetta, ma quella era all'inizio, era, come ho detto, nella zona della metropolitana. I colpi sono utili. Vabbè, qui dobbiamo tornare, come ho detto, per attivare il pannello. Quindi a questo punto possiamo tornare da dove siamo passati prima. Ok, questa è fatta. Potevamo farlo anche dopo, però come ho detto, vabbè, ormai. C'eravamo, ho detto, vabbè, dai, riapriamo sti lucchetti, così ci ritorniamo. Adesso non mi ricordo. Ah, ok, dobbiamo andare lì, perfetto. Lasciamoli perdere questi. Devo fare un bel po' di strada. No, come ho detto, la versione originale c'era la torre dell'orologio, se vi ricordate, l'abbiamo anche fatta, come ho detto, la serie, l'ho trovato sul canale. Questo no, l'hanno tolta, non so perché in realtà, quindi... Anzi, aspetta, qua mi prendo una piantina verde perché aveva detto che lì serviva in quella zona, quindi ce la prendiamo per sicurezza e andiamo avanti. Si sa mai, come ho detto qua. E qui l'hanno tolta, quindi la zona della torre dell'orologio, che nella versione originale c'era. Ma questi stanno aspettando. Secondo me, quando dobbiamo ripassare, quando è il momento, saltano tutti là, ve lo dico io, adesso non mi ricordo, ma credo che faranno così, poco ma sicuro. Qua c'era una porta chiusa. Aspetta, lucchetto. Ah sì, quella porta, sì, dove dobbiamo andare, ok. Quindi andiamo a vedere. Ok, allora era qui la porta chiusa, sì. Anche qua dobbiamo usare il grimaldello. La piantina ce l'abbiamo, non si sa mai. Usiamo. Ormai ce l'abbiamo. Devo vomitare. Spero che non ci ritorni a infettare, perché se no sono danni, eh. Sinceramente, non l'ho prese tutte e due, perché erano due, ma ne ho preso una, tanto ho detto, vabbè, spero che sia solo una volta, ma secondo me no, secondo me no, vediamo. Riattiva, ok. Con qua, ah, ok, mi sa che qua sono i ragni. Vedi, qua ce n'è un'altra.
Attenzione. Ecco, mi sono fritto io, benissimo, ottima cosa. Idiota. Erroraccio mio. Allora, dove sono sti cosi per attivarlo? Forse può salire, però ce n'era uno qua. No, di nuovo. Vabbè, allora ditelo. Allora ditelo. Scusi, ma non... Aspetta un attimo. Dov'è? No, li ammazzo perché tanto qua. Restare a fare così non... Sinceramente non... Sti cavoli. Documento, appunti di Chad. Che cosa diavolo sta succedendo? Degli strani insetti che costruiscono nidi, un odore metallico che fuoriesce dall'impianto di ventilazione. Come se non bastasse, dalla scorsa notte è successo il finimondo. Voglio andare a trovare mia madre, ma il capo è stato chiaro: non posso andarmene se prima non chiudo tutti i sezionatori. Dannazione, devo darmi una mossa se voglio filarmela da qui. Sono nella merda, lo stomaco mi fa così male che non riesco neanche a muovermi. Arrivato all'ultimo sezionatore, una specie di enorme ragno mi è saltato addosso, ficcandomi un grosso tubo in gola. Per fortuna sono riuscito a scappare, riuscendo in qualche modo a non vomitare. Come, non ha vomitato? Ma deve vomitare in realtà, eh. Cazzo che male, c'è qualcosa che si muove dentro di me, infatti. Perché non ho vomitato? Cazzo, fa male, sento come se stesse per esplodermi lo stomaco. Non voglio morire così, ti voglio bene, mamma. Ti serve la piantina verde, bello, se no. Ti attacchi. Allora, vediamo cosa c'è qua. Aspetta. È pieno di ragni qua comunque. No, ma li elimino perché mi hanno proprio rotto. In realtà non... Sinceramente. Ecco, l'altro è là. Cristo. Dov'è? Però non siamo messi bene con la salute. Ma proprio per niente. No! Cristo sono. Lascia fare. Andiamo ad attivare l'altro. Un altro è qui. Vai, ne manca uno, ne manca uno. Vai, vai. Aspetta, ma dov'è che si esce? Siamo morti, ve lo dico. Non mi sono portato le cure. Prima morte, prima volta che moriamo. Aspetta. Devo riattivare tutto. No, vabbè, allora sti cavoli, famo che... Ne prendo le cure. Beh, non lo sapevo in realtà che erano molti... Il ragno, era un bel po', quindi... Se no sarei venuto con un botto di cure. Allora... Possiamo fare una cosa. Combina. Dopodiché, così, così, combina, e poi me ne serve anche un'altra normale che non ho, perché l'ho usata per Cristo, l'ho usata, vabbè in realtà ce n'erano lì, adesso non vorrei dire niente, però se non ci sono piantine verdi non possiamo vomitare.
quindi sono danni. Va bene, metti il fucile da pompa e riandiamo, vai. Famo che li eliminiamo, va, famo molto prima. Ma il fatto che vengono quando stai attivando il coso, non quando... Forza. Dai. Dov'è che si entrava qui? Dov'era l'ingresso? Beh, attivo qua, va. Aspetta, rimango qui perché non so se abbiamo preso il documento, presumo di no, infatti, ormai l'abbiamo già letto, quindi va bene. Sti riprendo. Come stiamo con la salute? Ancora normale. Questa è fatta, quindi qua non c'è niente. Dobbiamo attivare questo. Vai via, schifoso. Via, riescono. Vai, 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 non fermarti, lascia fare, vai. Vabbè, allora ditelo. Maledetti. Ok, oh, dov'era l'uscita? Non ho idea. No, vabbè, mi curo. Stiamo ancora su attenzione. Mo non mi ricordo dov'era l'uscita. Allora. Pianta verde. Ah, non l'ho manco presa. Sti cavoli, curati. Perché vuole che l'ho lasciata la pianta verde? Ah, dall'altro lato. Vattene a ammazzare, sti cosi. Porca di quella. Vabbè. Siamo morti. Non corre nemmeno lì. Dall'altro lato. Allora, se riesco a prendere l'altra pianta, ce la possiamo fare, se no. Non corre, quindi. Sì, ma dov'è Cristo è l'uscita di sto cavolo di posto? Allora, ah, qua. Qui è una cacciara qua. Però è ancora rosso, quindi evidentemente c'è ancora qualcosa, secondo me, che... Sì, è ancora rosso. Aspetta, magari famo una cosa. Siccome che non ho voglia di Ok, rimuovere. rimane solo l'interruttore principale. No, no, aspetta, ci torniamo. Prendi questo. Credo che non si può più andare allora. E allora abbiamo lasciato la cosa lì però, perché...
Adesso io non... non saprei se ci sono ancora i ragni. Sì, ce ne sono. Ma voglio vedere che cavolo è che c'è qua. Cos'è che abbiamo lasciato? È rosso, c'è cosa, c'è per forza. Qualcosa abbiamo lasciato, se no non me lo dava il rosso qua. Vediamo un po', stiamo rischiando di morire. Parte qua la scala. Ma qua non siamo passati. O me sbaglio. No, è la stessa. Che cavolo abbiamo lasciato qua? È strano che c'è cosa ancora. Ah, eccola qua, ma va. Via, 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 via. L'ho preso tutto? Yes. Allora andiamoci. No, volevo prenderla perché, come ho detto, magari non lasciare niente. Ok, vabbè, questa la uso, sti cavoli. Sinceramente. Molto bene, molto bene. Questa è fatta. Quindi, qui fatto tutto. Macchina da scrivere, va bene. Torno alla stazione della metro. Colpi ne abbiamo usato parecchi. Il fucile. Polvere da sparo. No, vabbè, dai, siamo messi bene con i colpi, a parte il fucile a pompa, come ho detto, ma l'ho dovuto usare perché non salva ancora. Carlos, qui Jill, ho ripristinato la corrente. Bel lavoro. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, zucchero. Piantala. Riattiva il sistema negli uffici della metro. Ok, quindi dovremmo tornare praticamente qua. Però in realtà vorrei tornare. Vabbè, qui secondo me dobbiamo tornare per forza. Dobbiamo andare a prendere la metropolitana, quindi cioè, lì dobbiamo andare. In teoria. Quindi per riattivare la metro dobbiamo andare era ovvio che tornava, no? Sembra giusto. Sì, vabbè, mazza se veloce, che cos'è? Anche messi male con la salute. No, questi no, ma che siete pazzi? Stai scherzando? Carlos, quel mostro è ancora vivo. Mi stai inseguendo. Cosa? Presto, torna alla stazione. No, prima devo ripristinare il sistema. Vabbè, però siamo anche messi male con la salute. Allora, aspetta un attimo perché qua userei un ok, poi salviamo. Salviamo qua, va. Andiamo avanti ancora un po', dai. Allora, qui, come ho detto, dobbiamo tornare uffici della metropolitana. E andare a cacciare, è abbastanza lontano, però vabbè. Praticamente sono tutti... No, sono bloccato qua, vabbè. Dai, dai, dai.
Mazza sei veloce. Siamo morti. Malamente morti. Ma entra anche qui? Sì, penso di sì. Ehi, domani. Aspetta un attimo. Ma c'è il Nemesis che rompe le palle, quindi. Un attimo, devo temporeggiare questi qua. Scusate, eh. Se non entra, niente. Morti malissimo, due. Mi prendo un'altra cura, va. Mi prendo un'altra cura. Vai, vai, vai. Dovevo avere granate per stordirlo, ma non ce le ho, quindi. Niente. Cioè, ma come cavolo fai a essere così veloce? Ah, adesso entra pure. Prima non era entrato là, però. Scusi, eh. Questo me prende. Cristo santo, sti maledetti. Vai, vai, vai. No, aspetta, curati. Tanto mi ammazza subito con due colpi. Inutile restare a non usarli, quindi. Vai, dai, dai, dai. Porca di quella. Allora, aspetta. Nelle zone di salvataggio non può entrare lui, però. Ma morti male. Cioè, due colpi e muori, con il Nemesis così, c'è altro da fare. Ma qui non si salva, no? Direi che possiamo andare. Sono nella sala di controllo. Adesso? Bene, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Aspetta, allora, dobbiamo andare nei controlli. Qual è la destinazione? Treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Riesci a programmarlo? Ehi, sono una superstar. Consideralo fatto. Allora, aspetta un po'. Dov'è che dobbiamo andare? Percorso non valido. Si prega di riprovare. Allora, noi siamo... Dobbiamo andare... È una cacciara, però vabbè, vediamo un po' di provare. Ah, Fox, cioè, perché è cerchiato, no? 01. Noi siamo qui a Redstone Street, se non erro, sì. Sì, dovremmo essere lì. Quindi noi dobbiamo andare a Fox Park. Quindi è una bella cacciara. Dobbiamo sbloccare un po' i binari. Vediamo un po'. Allora, uno è già selezionato, Re01, quindi vediamo questi. Fammi vedere la mappa un attimo. Vabbè, dobbiamo sbloccare secondo me, allora fa 01 non fa arrivare lì, quindi fa 02. Mettiamo fa 02, poi sì. E ci siamo, noi dobbiamo arrivare a Fox Park, quindi Ra 03 03. Vediamo un po', vediamo se è giusto. Sì, quindi dobbiamo andare con
SA02, perché Fox l'altro 02 è bloccato. SA02 dovrebbe essere. Fox 01 l'ho già messo, non me lo fa toccare. SA02. Percorso valido. Carlos, sono io. Ho impostato il percorso. Jill, sei fantastica. È dura a morire, direi. Torna alla stazione. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Ma dura morire ne dubito, siamo già morti un po' di volte. Adesso mi tocca comunque riuscire con il Nemesis, però adesso se trovo la zona di salvataggio ci salutiamo. Che non è qua in realtà, no, non è qua. Cioè un colpo e moriamo, ve lo dico, un colpo e siamo morti. Sono diventati più cattivi o sbaglio? Mi sa di sì. Aspetta un po'. Fammi vedere. Zona di salvataggio. Ma che è? Vado a salvare e ci salutiamo, ragazzi. Mo hanno qualcosa nella testa che li esce. Quindi sono un po' più cattivi. Occhio. Vai, vai, vai. Non è vero, non è vero, non mi hai preso. Lasci fare. Devo assolutamente curarmi perché qua. Allora, perché poi ci salutiamo pure adesso. Non abbiamo più un bel niente. Per quanto riguarda le cure, non abbiamo più niente. In realtà dovremmo prenderci anche le gemme. Servono le gemme nella zona della metropolitana perché c'è l'orologio. Quindi io mi prendo le gemme pronti per quando siamo lì. Se sa mai. Salvo e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Dai, come sempre voi fatemi sapere. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale. In descrizione trovate la pagina Facebook, Twitter, profilo Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Saluto a tutti da Dex0689.